Stop violenza, le parole per dirlo. Noi come associazione di giornaliste Giulia, giornaliste italiane unite, libere e autonome, un'associazione che in Italia è presente in tutte le regioni, abbiamo realizzato questo piccolo libro che è molto utile per capire come la violenza passa attraverso le parole. Questo 25 novembre pensiamo a tutte quelle donne che con l'emergenza sanitaria si stanno sobbarcando ancor più di compiti gravosi, accudiscono la famiglia e lavorano in smart working e spesso sono oggetto di violenza da parte anche di familiari. Questo dicono le denunce di questi mesi. Quindi questo 25 novembre ricordatevi di loro, pensate a loro e guardatevi intorno perché se per caso c'è una donna minacciata, noi dobbiamo aiutarla oggi, 25 novembre.